qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Dal palazzetto dello sport di Cervia un cordiale saluto da Stefania Ceccarelli. Tra poco andremo ad assistere le finali del campionato italiano di prima e terza categoria, avvenimenti importantissimi che si stanno svolgendo appunto in questo bellissimo palazzetto. Il terzo weekend al Palazzetto dello Sport assegna due importanti allori, come ha detto Stefania, due titoli tricolori, ma c'è di più, perché nel campionato di prima categoria viene assegnato il quarto memoria a Luciano Guerrini, un grande dirigente, giocatore che ci ha lasciato 5 anni fa, e poi nel memoria al Damiano De Lorenzi si assegna il tricolore di terza categoria. E per l'occasione ci è venuto a trovare anche il vice sindaco, che ha portato i saluti della città a tutti i palazzetti e soprattutto ha avuto un gesto di ricordo verso quel Tommaso Damiano De Lorenzi, che per la città di Cervia, per tutta la Riviera, ha rappresentato sicuramente un punto di riferimento importantissimo per circa 50 anni di promozione turistica. Ci è venuto a trovare qui al Palazzo dello Sport di Cervia il vice sindaco Gabriele Armuzzi. Siamo circa a metà di questa 24esima edizione del mese del biliardo, le cose stanno andando veramente a gonfie vele e anche la città sicuramente sente questo fervore attorno al mese del biliardo. Sentiamo da lui, dalle sue vive parole, come vive appunto l'amministrazione questa iniziativa. Ma io devo dire che questa manifestazione la conosco fin dalla nascita, Loris. Mi ricordo perfettamente quando l'allora sindaco Massimo Medri diede il via a questa kermesse di boccette che non credevo arrivasse sicuramente a dei livelli che ha raggiunto. Perché credo che oramai il mese del biliardo sia un'iniziativa forte di questa città, importante, e che ha raggiunto livelli direi strepitosi, grazie a voi che vi impegnate quotidianamente anche quando d'inverno nelle vostre sale con questo bellissimo sport vi impegnate tantissimo e noi deliziamo la città proprio all'inizio della stagione estiva e che è una manifestazione assieme agli Aquiloni, assieme alla Gran Fondo, alla Via del Sale, a manifestazioni importantissime. Questa sicuramente è un altro fiore all'occhiello di questa città. E oggi è un giorno particolare perché si va ad assegnare un titolo italiano di terza categoria che viene dedicato per la prima volta a un cittadino tervese che ha lasciato il segno nella città, perché è stato una figura storica dell'impresa turistica come Bagnino. Stiamo parlando di Tommaso Damiano De Lorenzi, che nasce in Montaletto come figura, è una città molto vicina anche a Gabriele Armuzzi, un paese più che una città, non esageriamo, e il ricordo verrà sicuramente celebrato nel migliore dei modi, proprio perché proprio qui al palazzetto Damiano De Lorenzi ha disputato l'ultima partita di biliardo, sfiorando anche un successo straordinario con il Bar Pinarella nella competizione regionale, che diciamo in qualche modo non è stata vinta, come del resto Damiano ha vinto
sicuramente ha avuto tanti successi, ma poi ha avuto la sventura di perire sul campo di lavoro proprio quell'11 di agosto di anno scorso, nel momento in cui si stava godendo la sua, chiamiamolo, vita. A 70 anni ci ha lasciato, sentiamo anche su questo aspetto un richiamo. Ma io ricordo, io lo chiamo Tommaso, per tutti noi era Tommaso, era un nostro coetaneo, un ragazzo meraviglioso, un lavoratore, uno che amava il suo, come dicevi tu Loris, il suo lavoro in spiaggia, era un ragazzo splendido, io dico ragazzo perché noi ci sentiamo sempre ragazzi, perciò credo che voi facciate veramente una cosa meravigliosa a ricordarlo, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che ha dato un contributo fondamentale per la crescita di questa città, e Tommaso è stato uno di questi. Poi come dico, siamo stati assieme fin da ragazzini nei campi di calcio, perciò è un ricordo che tocca, è un ricordo toccante. Grazie per quello che state facendo anche per mantenere vivo il ricordo e la memoria di questo nostro caro amico. E appunto per l'occasione sono presenti figlia, la figlia Erika De Lorenzi e la consorte, quella che ha condiviso praticamente tutta la vita a fianco lui, la fedele moglie Libera Calbi, che assisterà alla cerimonia di consegna dei premi per il campionato a cui è dedicato appunto il titolo di terza categoria che verrà assegnato quest'oggi. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Due. 10 mi sa. Altro che sono 10. E arriva lo strike. Addirittura 12. 49 punti per Gianni Lugli, che vede il tricolore veramente a un soffio. È quello che sembrava un sogno, sarebbe stato difficile se pensava a battere l'armata del campione d'Italia. Invece l'ha messo in sotto sin dal primo set. Poi Ricci si è fatto avanti 2-1, impattato nel quarto e adesso in enorme difficoltà. E il titolo, il tricolore, è a un soffio, vero. I tiri della disperazione diventano quelli di Daniele Ricci, che cerca di marcare punti, avendo un disavanzo di 36, tra parentesi. Sì, il suo obiettivo era quello di fare dei punti con quel tiro due sponde e poi di giocarsi le ultime tre per la chiusura. Adesso la prima è andata male. Oltretutto con quel pallino lì, o marca tanti punti lui gli porta via il pallino, o lui gli veramente qualunque cosa faccia, qualunque birillo abbatta, è buono. Sono 4. Può rimettere l'arbitro Marilungo il birillo laterale che mancava. Lugli con l'accosto chiuso, Ricci 2 boccette, ne ha 17, un miracolo, deve fare sì, 33 miracolo. Punti. Anche se non se l'è sentita di giocarlo quel pallino. Non se l'è sentita. Eh beh, d'altronde la boccia di vantaggio è molto importante perché sì, con sì, l'accosto si chiude. Gli basta l'accosto per chiudere, certo. Ricci prova un colpo di coda finale, cerca il realizzo su quella bianca e qui invece arriva praticamente la sconfitta. Arriva quasi la chiusura. Adesso gli dà la stretta di mano. Gliela dà. Vince senza Lugli. L'ultimo tiro, è Gianni Lugli. Onore al merito a questo giocatore che è riuscito, devo dire, una grandissima stagione. Il più regolare insieme al campione italiano, era dietro soltanto nei punti fatti e in quelli subiti.
ma è riuscito a mettere mani a questo incontro sin dal primo set, ha dimostrato con grande caparbietà, oltretutto andando sul gioco dell'avversario. Ma non c'è solo Cervia al centro dell'attenzione, perché il mese del biliardo si svolge anche a Fermo, la cittadina marchigiana che ospita di regola le finali del campionato clou, quello dei Master, il titolo più importante che proprio nella medesima giornata qui del Palazzetto del Po di Cervia ha assegnato il titolo tricolore più importante. E c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte, oserei dire anche di antico, perché Gianni Lugli da 7 anni nei Master corona il sogno di ogni giocatore, quello di diventare il campione, il numero uno d'Italia. Ed è un successo il suo veramente strepitoso, perché in questi 7 anni ha sempre comunque giocato al massimo livello, ma aveva ottenuto come massimo un 3° posto 2 anni fa. Stavolta veramente ha fatto un'impresona, perché detronizzare un campionissimo come Daniele Ricci non è un'impresa da poco. Ci è riuscito Lugli battendolo al 5° set. Dopo essere stato sotto 2-7-1 negli ultimi due ha preso il sopravvento, e per il campione romagnolo non è stato niente da fare, perché negli ultimi 2 set lui ha dominato. E questa è una novità grossa, come del resto è una novità grossa quello che è capitato invece a colui che in questi 7 anni di Master aveva sempre primeggiato, Enrico Rosa. Aveva vinto 3 tricolori, ma quest'anno è arrivato ultimo ed è quindi retrocesso momentaneamente fuori dalla categoria. Può rientrare in categoria già la prossima settimana, perché nella pool supplementare ha l'occasione di potersi riguadagnare la qualifica di Master, come del resto è capitato ciò anche un grandissimo come Carlo Sandrini e al neopromosso Massimo Ciccari. Ci sono altri due Master che ricorreranno alla pool supplementare per cercare di rientrare, Luca Beneventi e Gianluca Franchini. Per la competizione di Fermo vogliamo ricordare anche che c'è stato una grandissima prestazione di Alessandro Naderi, che si è classificato al 3° posto alla pari di Valentino Cristofori, sempre piazzato, sempre protagonista. Stavolta è riuscito ad eliminare il campionissimo del momento, Yuri Minocchi, nei quarti di finale, ma poi non è stato niente da fare. Nella semifinale ha lasciato a campo a Daniele Ricci e quindi si è dovuto accontentare del 3° posto. Va in archivio un campionato Master di straordinaria importanza per quello che ha fatto per la promozione del biliardo sportivo, e ci apprestiamo a seguire una nuova stagione con dei nuovi protagonisti, perché c'è già Francesco Poletto che è promosso nei Master, c'è nella finale dei campionati di prima categoria, che poi vi mostreremo, un Luca Molduzzi che vuole a tutti i costi rientrare, e poi ci sono altri 3 posti che verranno assegnati nella pool supplementare di domenica prossima, ma questo ne parleremo la prossima settimana. Fasi finali del campionato italiano di terza categoria individuale, con in campo 2 giovani umbri. Trattasi di Roberto Bilancini, qui all'esecuzione dell'ultima boccetta, e Enrico Fiorucci. Conduce Roberto Bilancini per 63-15, una partita che si avvia alla sua conclusione. Ai punti 80 è fissato il traguardo. È stato un dominio di Roberto Bilancini, che ha fatto la parte del leone soprattutto nei tiri di realizzo e di bocciata, sbagliando pochissimo, mentre ora suo avversario Enrico Fiorucci, Perugia per entrambi, si accinge a un tentativo di realizzo a 3 sponde, si guadagna 4 punti. E ora ne ha 19 più l'accosto 21, 63-21. Ricordiamo che in questa competizione si assegna il primo Memorial Damiano De Lorenzi, indimenticabile giocatore di biliardo nonché titolare del Bagno Martini, un'istituzione per la Riviera Adriatica per quanto riguarda la promozione turistica, deceduto anno scorso l'11 di agosto, e qui ricorre il suo primo memorial che viene proprio assegnato attraverso questa gara. Ci ha preso gusto
Enrico Fiorucci, e con questo 16 e anche Accosto si porta sul 47-63 per Bilancini, un piccolo campanello d'allarme. Aveva stradominato fino a pochi istanti fa, ma suo avversario non si è dato per vinto e ora sta cercando una clamorosa rimonta. Il ritardo si è assottigliato a 16 punti soltanto. Bilancini, come vedete, sta in qualche modo cercando di ribattere il colpo, una boccetta di vantaggio che però non è sicuramente rassicurante. E in ogni caso Bilancini non si scompone, va all'accosto e naturalmente le intenzioni sono quelle di guadagnarsi il pallino per cercare di nuovo l'allungo. L'ultima di Fiorucci, no, non va nella direzione giusta, perché il bianco qui sembra avere già l'accosto. Si guadagna 3 punti in accosto Roberto Bilancini e ora sul 66-47 va all'esecuzione del tiro di bocciata. Attenzione, non sembrava votato a granché, ma invece arrivano addirittura 8 punti ed è un passo in avanti notevole, perché ora ne ha 74 Bilancini, meno 6 dal traguardo. Partita si chiude ai punti 80, 74-47, e il caso vuole che ci sia questo punteggio che appunto riproduce i due numeri, il 7 e il 4 per Bilancini, il 4 e il 7 per Fiorucci. Fiorucci di nuovo in attacco, ha fatto la bellezza di 28 punti nell'ultima esecuzione di rimessa, adesso ci ha riprovato, ma la sorte non è stata identica, è quindi scomparsa una boccetta di vantaggio che ora passa nelle mani di Bilancini, che quindi ha sicuramente una seria ipoteca sulla conquista del titolo. Vedete, ora se la gioca in accosto, in appoggio sulla rossa per fermarsi con la propria sul pallino. Ottima giocata da veterano navigato, il giovanissimo Perugini, Roberto Bilancini, l'ultima del suo concittadino. Non va al meglio e Bilancini adesso è ad un passettino dal traguardo, ne fa 3 e boccia sul 77-47, un match ball da sfruttare con il servizio a disposizione, e per servizio intendo la bocciata sul pallino blu. 2 birilli servono a Bilancini per chiudere. Siamo agli attimi decisivi ed è questo il tiro della partita. Vince Roberto Bilancini con questi 4 punti. C'è l'abbraccio del suo concittadino Roberto Enrico Fiorucci. Roberto Bilancini, Perugia, neo campione italiano di terza categoria, 81-47 nei confronti di Enrico Fiorucci. Blic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Sport Center, il fornitore ufficiale di chi ama lo sport, ti aspetta nel suo showroom a Cesena. Sport Center, il numero uno nella classifica Teamwear. Visita il sito sportcenter.com e scopri tutte le offerte a te dedicate.
Distributore Bayfin, Forlì, Via del Partigiano 12. Gommista, Tagliandi, Elettrauto, Nuovo Autolavaggio. Responsabile Danilo Cortecchia, telefono 333 83 23032. L'energia di casa tua è importante come anche il risparmio. Con Unogas scegli la soluzione più adatta ai tuoi consumi. La tariffa agile per cogliere le opportunità del prezzo del mercato. Oppure la tariffa sicuro per avere un prezzo dell'energia bloccato per 12 mesi. Inoltre, se vuoi avere la possibilità di programmare la tua spesa energetica annuale, scegli la rata mensile costante. Se diventi cliente Unogas, avrai anche altri vantaggi. Numero verde con personale interno che saprà rispondere ad ogni tua esigenza. È più facile di quanto pensi. Mandaci la tua bolletta e scoprirai quanto puoi risparmiare da subito. Per sentirsi protagonisti, Biliardi Ricci, dal 1960 all'insegna della professionalità. Biliardi Ricci, via Luigi Einaudi 11, Fano, telefono 0721 855388. Non solo competizione, ma anche componente di arredo per la tua casa. Polifemo Quadrati, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary, qua, al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna, telefono 0544 96 50 25. L'onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Finale del campionato italiano di prima categoria, in palio oltre al tricolore la promozione nei master. Si affrontano Ivan Bianchi, che qui vediamo alla prima bocciata di questa partita secca i punti 100, è delle Marche, Macerata per l'esattezza. Vediamo la prima bocciata di Ivan Bianchi, parte sicuramente con un'ottima esecuzione Ivan Bianchi, che ottiene la bellezza di 12 punti, una partenza direi straordinaria per il marchigiano Ivan Bianchi, che dovrà vedersela però con un mostro sacro delle boccette, e Molduzzi, Luca Molduzzi, gioca in casa perché è in questo momento cittadino di Sogliano sul Rubicone, ma ha una storia biliardistica legata alla città di Ravenna, alla provincia di Ravenna, e diciamo ha rappresentato per tantissimi anni come giocatore numero uno. Poi negli ultimi tempi è retrocesso dalla massima categoria, ma da 2-3 anni a questa parte sta dando di nuovo la caccia alla risalita nei master. L'anno scorso di questo campionato italiano è stato un grande protagonista, ha disputato la finale contro Luca Beneventi e non è riuscito a primeggiare. Luca Beneventi, che quindi è diventato master al posto suo, Luca Beneventi il reggiano, che però dopo una stagione nei master è già retrocesso nei prima. E ora la scalata di Molduzzi riparte da capo, riparte con delle splendide giocate, le due in accosto straordinarie. L'avversario comunque è di valore, perché anche Ivan Bianchi ha un passato nella categoria principale, è da parecchi anni che non calca più le platee dei master, ma rimane un giocatore di grossissimo spessore, e qui a Cervia finora è stato uno dei principali protagonisti. Naturalmente pure Molduzzi, che come vedete sul petto ha un tricolore, quello conquistato con la squadra della Taverna Verde Forlì nella competizione a squadre. Ma sicuramente Molduzzi, che ha rappresentato una storia di biliardo ravennate,
ci tiene, oltre alla promozione ai master, a coronare questa manifestazione, perché la manifestazione per il secondo anno consecutivo è dedicata a un grandissimo del movimento biliardistico ravennate, Luciano Guerrini, di cui ricorre il quarto anniversario, e da 4 anni gli viene dedicato una manifestazione sportiva di biliardo. Nelle prime due erano competizioni che non prevedevano il tricolore, ma negli ultimi due il titolo italiano di prima categoria è stato assegnato assieme al Memorial Luciano Guerrini. Questi 4 punti di Molduzzi sono i primi realizzati in rimessa, e c'è anche l'accosto, e quindi il primo pallino di Luca Molduzzi sarà giocato sul 6-12 per l'esattezza. Molduzzi che sbaglia la prima bocciata di questa finale andando un po' fuori. L'ultima di Ivan Bianchi, accosto due sponde, stavolta prima la corta e poi la lunga. Per Bianchi arriva il terzo errore consecutivo di accosto e Molduzzi si trova a disposizione un pallino senza tanta fatica e soprattutto la possibilità di giocare la tre sponde per mandare quella bianca sul castello. Molduzzi non riesce ad ottenere birilli, ma un birillo collaterale ha tremato. 2 punti di accosto, Molduzzi ora ne ha 8 e boccia sull'8-12. Il secondo pallino di Molduzzi non promette granché bene, 2 bocciate, 2 passaggi a vuoto, non è da lui. Partita che non spicca il volo. Ora giocati in accosto abbastanza facile per Ivan Bianchi, che però non si posiziona granché bene, potrebbe anche subire un attacco del suo avversario. Certo che c'è un piccolo rischio da correre, quello di toccare di prima passata. Prova la sbracciata Molduzzi e in effetti prende di prima passata, rischio bevuta per Molduzzi, e paga cara questa esecuzione Molduzzi, e l'arbitro Arcangelo Iussolino mette sui birilli. Gli 8 punti persi vanno a Bianchi, che quindi ora ne ha 20 dopo questo regalo di Molduzzi. Molduzzi 8, dovrà giocare anche l'ultima, presumibilmente in attacco, visto e considerato che l'avversario ha 2 boccette in mano e per l'accosto ci sono pochissime speranze. La giocata di Molduzzi, una tre sponde, poteva fargli gioco il tocco sul pallino che non c'è stato, e quindi si apre per Ivan Bianchi la possibilità di fare gli 8 di colore, e Bianchi li va ad ottenere con questo semplice appoggio sulla boccetta di Molduzzi. La boccetta scivola verso la parte alta del biliardo e consegna a Bianchi l'opportunità di bocciare con 20 punti di vantaggio, 28-8. Un quarto di partita per lui è già stato espletato, la partita ai punti 100. Ricordiamolo, Bianchi di bocciata viene da un 12, attenzione, che ci riprova Bianchi ad ottenere lo stesso risultato, ma deve comunque accontentarsi di un realizzo minimo da 2 punti e quindi ora ne ha 30. Un giocatore marchigiano. Molduzzi 8, finora solo in accosto Molduzzi, e si è espresso ad un buon livello. Per il resto errori di bocciata e soprattutto 8 punti persi in un tentativo di realizzo di sottocalcio. L'ultima di Ivan Bianchi, 2 sponde, gioca per appoggiarsi sulla propria boccetta e poi di arrivare sul pallino. Forse non è riuscito a prendere il punto, se ci fosse invece riuscito
sarà dura anche per Molduzzi guadagnarsi il diritto alla bocciata. Come vedete ci sono ben 6 boccette vicino al pallino, l'unica lontano è quella con cui ha bocciato Bianchi. Il punto è bianco perché Molduzzi è costretto a giocare l'ultima per cercare di smuovere la situazione. Come tocchi il pallino, attenzione perché la rossa sta per andare ad abbattere un birillo. Sono 4 punti persi e sono già 12 punti persi da Molduzzi. E poi l'accosto è da segnare, ci guardano entrambi. Punto indecifrabile, presumibilmente toccherà all'arbitro decidere di chi è il punto. Il punto non viene assegnato perché la sentenza dell'arbitro è che sono pari e quindi si gioca il diritto alla bocciata senza segnare i punti. Con questo acchitto lo vince Molduzzi, che quindi boccia senza segnare punti in classifica per la terza volta. È una rarità quello che è successo, ma fa parte del gioco. Quando non ci sono possibilità di distinguere di chi è il punto, si procede alla consegna del diritto alla bocciata attraverso l'acchitto. Molduzzi, dopo 2-0, fa 10 punti al terzo tentativo e si rimette alla caccia del suo avversario, che dei punti ne ha 34. Mentre Molduzzi con quest'ultimo realizzo si porta a 18. Ricordiamolo che però dei 34 punti guadagnati da Bianchi, 12 gli sono stati concessi in forma gratuita da Molduzzi, che in 2 tentativi di realizzo è andato con la propria ad abbattere dei birilli. E quando si fanno questi errori si paga caro il peso, perché i punti vanno all'avversario. Va di calcio Ivan Bianchi, niente da fare per il realizzo, si guadagna comunque la certezza dell'accosto, può giocare anche l'ultima con tranquillità e in effetti va a guadagnarne 3 Bianchi e boccia quindi sul 37 a 18. Eccolo Bianchi che ottiene altri 10 punti e ora ne ha quindi 47-18 per Ivan Bianchi in questa finale del campionato italiano di prima categoria qui al Palazzetto dello Sport di Cervia. Un titolo veramente importantissimo perché assegna anche la promozione alla massima categoria. Bella questa giocata di Ivan Bianchi, che riesce a conquistare un accosto che non era semplicissimo. La risposta di Molduzzi con la boccia di vantaggio non può permettersi la minima sbavatura, anche perché il distacco comincia a farsi sentire. Ricordiamo che si disputa ai punti 100 questa finale del campionato italiano e Bianchi è già verso la metà, ne ha 47 in effetti. Si gioca l'ultima Ivan Bianchi, ma due sponde. E il punto rimane del rosso. Molduzzi ha già la certezza di avere la bocciata. Nella tornata successiva va al tiro di rimessa, niente da fare, rimpallo e quindi semplice accosto, bocciata che dovrà effettuare il giocatore del Taverna Verde sul 20-47. È il quarto pallino che si guadagna Molduzzi e dopo aver sbagliato le prime due adesso va a segno con un realizzo da 2 punti. Sono pochi e sicuramente non un gran passo in avanti. 47 Bianchi, 22 Molduzzi. L'accosto di Ivan Bianchi attaccato al pallino,
Moldussi costretto a giocare una due sponde. Eccolo qui, tiro di Moldussi. L'obiettivo è mandare quel pallino verso la rossa. E si ferma proprio vicinissima alla boccetta di Moldussi questo pallino blu. Bianchi gioca una due sponde dalla parte opposta per fare l'esatto contrario, ovvero mandare il pallino verso le bianche, e anche questa è una bocciata che dobbiamo annoverare tra quelle giocate al meglio. E adesso l'ultima di Moldussi con una situazione di gioco difficile, tre sponde per fermarsi in prossimità del pallino, serve una precisione che invece non c'è, e Moldussi adesso è un po' in balia di Bianchi, che ha già la certezza di avere il pallino da bocciare. Può fare anche qualcosa di importante in accosto. La giocata di Bianchi poco significativa, perché come vedete tocca una rossa che non dava grandi grattacapi. Comunque Bianchi si guadagna 3 punti di accosto, boccia sul 50-22 per la quarta volta. Ivan Bianchi di bocciata si sta distinguendo per un'ottima media, stavolta deve contentarsi di 4 punti, ma questi realizzi continui, 4 bocciate sempre a segno, 24 punti guadagnati, vantaggio rilevante, 54-22 contro un Moldussi che ha avuto la possibilità di bocciare quanto lui 4 volte, ma non è stato altrettanto bravo. Moldussi, l'occasione di cercare di dare una scossa alla partita con questo rimpallo. Di scosse non ne lascia, anzi si complica abbastanza la situazione per Luca Moldussi, che ora va di nuovo alla tre sponde. Stavolta va molto meglio. Moldussi addirittura va a guadagnarsi dei punti. Un tiro difficilissimo quello effettuato da Luca Moldussi, che con questi 8 punti realizzati sicuramente si dà una mossa per cercare il recupero, perché ora ne ha 30 e soprattutto la possibilità di giocare ancora di rimessa con l'accosto già guadagnato. Lunga corta in appoggio sulla boccetta dell'avversario. Moldussi, attenzione, arrivano altri 12 punti e Moldussi con questi 2 realizzi consecutivi ritorna in gioco, perché ora boccerà con l'obiettivo del ricongiungimento di punti in classifica. Ne ha ben 45 ed in un battibaleno è alle calcagna del suo avversario. Partita riaperta, ora serve la stoccata del bocciatore per passare a condurre, e Moldussi la mette a segno, addirittura può fare il 12, eccolo qua il 12 di Moldussi. Incredibile sequenza quella che abbiamo appena vissuto, con un Moldussi che era sotto 54-22 e adesso ne ha ben 57 contro i 54 di Ivan Bianchi. Bianchi ci pensa un po', poi si gioca la due sponde in forma lievemente sostenuta. Come tocca la boccetta o il pallino gli fa gioco, eh sì, gli fa gioco, per farne 5 è sicuramente già facilmente realizzabile 5, ma come vedete Bianchi si accontenta dei 3 di accosto e va di calcio nella speranza di abbattere dei birilli di valore doppio. Ecco il calcio di Bianchi, niente da fare, siamo sul 57 pari, la partita riparte da capo, quando però il traguardo è quello di fare i 43 punti che mancano ad entrambi per guadagnarsi la vittoria. Avevo bocciato di acchitto Bianchi sullo 0-0 facendo 12 punti, ora boccia sul 57 pari.
e fa due punti, ma attenzione, il pallino viaggia ancora e sembra orientato. No, cambia all'ultimo istante direzione. I due punti di Bianchi sono una inezia nei confronti di quel 10 che poteva arrivare se fosse caduto il filotto. E quindi 59-57, Molducci gioca la tre sponde, come tocca nella bianca, manda il primo sul castello, grandissima giocata di Luca Molducci. Sono 12 punti, applausi per Luca Molducci che ha sciorinato nelle ultime giocate di realizzo ben 12 punti in precedenza, 12 punti tuttora, e ora ne ha 69 Molducci, non ha preso il punto, ma essere avanti nella partita fa morale e non solo, crea problemi diversi all'avversario. Molducci però questa boccetta se la gioca malissimo, dopo aver staccato il suo avversario rimane corto e questo errore pone il giocatore del Nafta Abbigliamento Averna Vede Forlì in una situazione di disagio. 10 punti di margine potrebbero non essere sicuramente un capitale straordinario, soprattutto considerando che il pallino è in mezzo al castello e ora Molducci si gioca l'ultima. Vediamo la giocata di Molducci, una due sponde in appoggio sulla propria boccetta. No, in appoggio sulla boccetta bianca del suo avversario. Forse il punto è stato preso, ma rimane comunque un gioco abbastanza largo e quindi può arrivare da Bianchi con una certa facilità la conquista dell'accosto. Ivan Bianchi, due sponde per andare a guadagnarsi l'accosto, rimane molto distante dal pallino, ma il bianco dovrebbe già essere in possesso dei punti di accosto. Con l'ultima va alla caccia dei tre punti, penso, vediamo poi la sentenza che arriverà dall'arbitro. I punti dovrebbero essere tre. Molducci ne lascia sicuramente due, vale a dire una boccetta, la seconda è incerta. Certo che Bianchi, se avesse lasciato anche solo un sol punto, non ha sfruttato al meglio una situazione favorevole. Arcangelo Jussolino sentenzia che il punto è rosso e quindi Bianchi si guadagna solo due punti in accosto. Un piccolo errore che può pesare nell'economia di una partita incerta, perché ora sul 61-69 ci sono 8 punti da recuperare per Ivan Bianchi, che boccia per la sesta volta, sempre segno nei precedenti 5 Ivan Bianchi, e adesso ne fa altri 8, siamo sul 69 pari. Il birillo laterale cade pure lui, quindi sono 10 in totale i punti ottenuti da Bianchi, che di bocciata è stato molto bravo. 6 bocciate, 40 punti. Ora conduce 71-69 Ivan Bianchi. Eccolo Bianchi che va al tentativo a tre sponde. Doppio bersaglio, le due rosse. Con questa fa un birillo, sono 4 punti, Bianchi ottiene i suoi primi 4 punti di rimessa, in precedenza gli erano arrivati 12 punti dal suo avversario in due bevute, quindi questi 4 punti consegnano un vantaggio di 6 ad Ivan Bianchi. Molducci ha la boccetta di vantaggio, si gioca una tre sponde sulla propria boccetta per mandarla sul pallino e guadagnarsi l'accosto, ma non è molto preciso Molducci. Si ferma sulla boccetta bianca e il punto è difficile da assegnare, e in effetti, come vedete, la misurazione di Arcangelo Jussolino, chiamato a dirimere questa situazione intricata, il punto
è del bianco e Molduzzi si è giocato male questa boccetta. Molduzzi che era riuscito a sopravanzare Bianchi 69-59, ma ora è caduto in momento involutivo. Troppi errori nell'ultimo frangente, Molduzzi che ora lascia a Bianchi la possibilità di riprendere il largo, perché qui c'è già l'accosto guadagnato, la possibilità di giocarsi il calcio per Ivan Bianchi con il realizzo di Birilli. Qualche piccolo rischio potrebbe essere quello di lasciare l'accosto, ma in ogni caso situazione favorevolissima per Ivan Bianchi che si gioca il calcio. Attenzione, qui può partire la volata di Bianchi. Eh sì, Bianchi riesce ad attualizzare altri 4 punti, ma lascia l'accosto. 4 punti per Bianchi, che quindi ora ne ha 79. 2 punti per Molduzzi, che si guadagna un pallino insperato e boccia sul 71. 71-79, sono 8 punti da recuperare, ma certo che Bianchi non doveva sicuramente consegnare il pallino a Molduzzi. E Molduzzi frutta pieno l'occasione facendo 8 punti e impattando la partita, facendo 10 punti con quest'ultimo birillo, passando a condurre. Ci avviamo ad assistere ad un finale veramente palpitante di questo campionato italiano di prima categoria, con Molduzzi che conduce 81-79. Ricordo a tutti che la sfida termina ai punti 100 e quindi siamo alla rush finale con entrambi in corsa per il tricolore. 79 Bianchi, 81 Molduzzi, boccetta di vantaggio, anche due boccette di vantaggio per Ivan Bianchi. Molduzzi si gioca l'ultima, deve incunearsi fra boccetta bianca e pallino per creare qualche attaccapo al suo avversario. Direi che ci riesce, ma ora Bianchi non andrà di fino e con la prima va a cercare di allargare e riesce perfettamente a far uscire quasi tutte le boccette rosse. Rimane solo una boccetta rossa che ostruisce il colore. Bianchi ad un passo dal realizzo di un importantissimo accosto, potrebbe anche accontentarsi dei tre e andare di rimessa, perché il colore è una conquista complicata. Serve un tiro perfetto per togliere quella boccetta rossa. Bianchi scruta anche il punteggio, si accontenta dei 5 Bianchi, boccia quindi sul 84-81 Ivan Bianchi, settimo pallino, 16 punti mancano Bianchi per arrivare alla vittoria. Molduzzi ne ha 81, ne deve fare quindi 19, ma siamo veramente al culmine di una sfida bella, appassionante, in cui Molduzzi ha avuto nella fase iniziale troppi grattacapi, ma poi da lì in avanti la partita si è riequilibrata e adesso Bianchi sbaglia la sua prima bocciata al settimo tentativo. In precedenza sempre segno Bianchi, nelle prime 6 aveva fatto la bellezza di 40 punti. Questo passaggio vuoto consegna a Molduzzi sicuramente la possibilità di potersi guadagnare anche dei punti. Si gioca la due sponde sul pallino, bisogna proprio sfiorarlo per farlo andare sul castello. Molduzzi non ce la fa, il 16 possono arrivare solo attraverso il birillo rosso da solo oppure due bianchi in rosso. Certo che Bianchi non potrà andare all'accosto e dovrà cercare la chiusura. Bianchi
calcio, e qui è un match ball quello che si appresta a giocare Ivan Bianchi. Sbaglia tutto Ivan Bianchi, addirittura poteva lasciare dei punti, e invece, oltre a non lasciare dei punti, forse ha preso il punto, e se ha preso il punto ha già fatto qualcosa di grande, perché Molduzzi deve guadagnarsi la bocciata, e non è così semplice. Molduzzi, due sponde, anzi tre sponde, per alzare un po' la propria boccetta e guadagnarsi l'accosto, un accosto importante che Molduzzi ora andrà a servire sul 83-84, un punto solo da recuperare, ma la bocciata di Molduzzi negli ultimi quattro tentativi è andata sempre a segno. E stavolta è avviata ancora ad ottenere un ottimo risultato. Sono 10 punti, Molduzzi 93, l'ultima di Bianchi. Deve assolutamente prendere questo punto. Si gioca una due sponde di precisione in appoggio sul pallino. Non è facile l'accosto, e in effetti lascia il punto a Molduzzi, che ha un match ball pesantissimo. Può servirlo sul 95, se non riesce con l'ultima boccetta a posizionarsi in prossimità del pallino, se ne fa 3, boccia sul 96, gli mancherebbero solo 4 punti, ovvero 2 birilli. Questo è un accosto comunque importantissimo, e Molduzzi, se lo gioca bene, pure questo. 3 punti di Molduzzi, pennellate d'autore negli ultimi tiri. Molduzzi ha veramente giocato alla perfezione, e adesso tutti col fiato sospeso, credo anche Luca Molduzzi. Ed è solo 2 punti, ero già avviato a dirlo, ed è finita, e invece no, deve ancora soffrire Molduzzi. Molduzzi va all'accosto a due sponde, deve cercare di imbrigliare l'eventuale realizzo del colore del suo avversario, ma con questa giocata sicuramente non fa un affarone. Lascia addirittura il pallino già certo a Ivan Bianchi, che può giocare in scioltezza le prossime due. Bianchi, che sull'86 non aveva nessuna possibilità di chiusura, se fa 5 punti boccerebbe sull'89, servirebbe il 12, il 12 che Bianchi l'ha ottenuto nel primo tiro di inizio sfida, un 12 l'ha ottenuto anche Molduzzi, i due si sono equivalsi nella release di bocciata. Molduzzi 8 bocciate 44 punti, Bianchi 7 bocciate 40. Ora Bianchi va al tentativo di posizionarsi la boccetta dell'avversario in prossimità di un calcio, e non si è curato minimamente dell'accosto, quindi va di calcio. Se fa un birillo si guadagna il diritto alla bocciata sul 90, se ne fa di più può fare anche partita. Vediamo il calcio di Bianchi, appeso a questa giocata, le sorti del giocatore delle Marche, che invece sbaglia il calcio e quindi boccerà ora sul 86, nessuna possibilità di chiusura, e Molduzzi se l'è scampata bella, perché qui, dopo aver sbagliato il match ball sul 96, poteva anche subire il colpo mortale, il colpo decisivo. Invece adesso Bianchi sull'86, comunque sia non potrà chiudere neanche se fa l'emplane. Potrebbe comunque con un 12 arrivare sul 98 pari, e sarebbe veramente una situazione incredibile. Ci siamo molto vicini al 98 pari, c'è il 10 di Bianchi, pone i due veramente vicinissimi. Ora
ne ha 96 bianchi, 98 Molduzzi. Il pallino è sotto il castello, ma Molduzzi con un solo birillo può chiudere. Va all'attacco Molduzzi. Attenzione, brutta giocata di Molduzzi, che però da par sua ha la fortuna di non aver preso il punto e adesso può giocare di nuovo su una boccetta a riga, e questa è una doppia opportunità che gli arriva. Il match ball l'ha sbagliato di bocciata, adesso vediamo nel secondo tentativo. Molduzzi sbaglia pure questa. Sul 98 è partita l'agonia di Molduzzi, ma attenzione perché adesso il punto potrebbe essere del bianco e Molduzzi è alle prese con un pallino a metà biliardo. Se lo gioca a tre sponde Molduzzi, deve fare un solo birillo. Attenzione, arriva il birillo ed è Molduzzi il campione italiano. Stretta di mano e gioia immensa per il palazzetto dello sport di Cervia, che saluta il ritorno dei master di Luca Molduzzi, che vince 102-96 questa sfida di campionato italiano di prima categoria, che assegna anche il quarto memoria a Luciano Guerrini, battendo un indomabile Ivan Bianchi al termine di una partita entusiasmante ed emozionante. È stata una partita combattutissima con Ivan Bianchi, che aveva guadagnato un buon margine all'inizio, ma poi Molduzzi è risalito con due o tre giocate magiche e alla fine in volata non è riuscito Ivan Bianchi a vincere. Molduzzi ti ha bruciato sul filo di lana. Sì, la partita era molto tesa da parte mia. Sai, quando sei così emozionato qualcosa sbagli, era avanti 20-30 punti e dopo lui è più abituato di me ai grossi, a queste partite, e l'ho pagata. Alla fine ha chiuso con un gran tiro, niente da dire. Bizzico di fortuna, potevo anche vincere, però pazienza, sarà per la prossima volta. E dunque torna nei master Luca Molduzzi al secondo tentativo, perché l'anno scorso non c'è riuscito per un pelo, ha perso la finale con Luca Beneventi, ma quest'anno ce l'ha messa di nuovo tutta, e questo palazzetto, che l'ha vista trionfare anche in altre occasioni nei tricolori, ti porta bene e ti porta questa grande soddisfazione, perché dopo tanti anni ritorna nell'elite, nell'elite di quello sport che tu ami da tantissimo tempo e che onori sempre con delle bellissime prestazioni. Sì, è stato un grosso traguardo, il tricolore compreso, perché era in campionato italiano, è sempre in campionato italiano, poi specialmente con tanti partecipanti, tutti bravi. Questo era quello a cui tenevo di più, perché ci tenevo molto a rientrare nei master, anche perché come ho giocato quest'anno credo di meritarmelo. Un pochino. Sì, ti faccio i complimenti per la tua stagione, ti faccio i complimenti per essere comunque riuscito a superare la delusione di l'anno scorso, che ti ho visto in finale un pelino deluso, eri ad un passettino dal traguardo che ti è sfuggito, ma poi ti sei messo di nuovo in pista e hai creato questa bellissima impresa che viene a tanta distanza dall'ultima tua presenza nei Master, e soprattutto stavolta c'è anche una dedica particolare, perché è il trofeo di Luciano Guerrini, uno che ti ha sicuramente dato un esempio di come si vive il biliardo, perché lui ha fatto un po' la storia dei primi tempi del biliardo Ravennate e tu poi hai proseguito dettando legge per tanti anni proprio nel tuo comitato. Ero un bambino quando conobbi Luciano Guerrini e lui mi insegnò praticamente, insieme a tanti a grandi giocatori del passato, i primi passi sul biliardo. Sempre stata una persona buona, una persona che aveva una passione grandissima per il biliardo, e anche per me mi seguiva da lontano, però mi seguiva, è sempre stato una brava persona. Io ricordo ancora i suoi insegnamenti di 30 anni, più di 30 anni fa. E dunque, come vedete, gli insegnamenti vengono buoni al momento opportuno, e stavolta forse anche lui dall'alto ti ha dato lo spunto per arrivare a questo difficilissimo traguardo, che a un certo punto ti sei visto quasi sfuggire quando sul 96 non hai chiuso, hai avuto un po' di paura.
Eh sì, ho avuto un po' di paura anche perché il mio avversario lo conosco bene, un giocatore che realizza spesso, fortunatamente non ha realizzato nulla e poi dopo all'ultimo tiro si è decisa la partita. Un tiro bello, però si prende una volta ogni tanto. Complimenti a Luca Molduzzi, dopo un inizio stentato ha avuto un recupero prodigioso e alla fine ha chiuso. È lui il nuovo titolo, il nuovo campione italiano dei Master, dei prima categoria, e quindi ritorna nei Master a distanza di tanti anni, un nuovo protagonista che si riaffaccia alla platea principale del nostro biliardo. E chiudiamo così questo bellissimo weekend qui dal Palazzetto dello Sport. Noi ci vediamo la prossima settimana sempre a Cervia. Un cordiale saluto da Stefania Ceccarelli. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.